Presidente Morelli ha detto che la pazienza è finita, vogliamo l'Europa della crescita. Assolutamente sì, è quello che noi chiediamo al nostro governo. Sappiamo che oggi parliamo con dei tecnici ci auspichiamo che la prossima legislatura, che sarà per forza di cose una legislatura politica, possa avere all'interno del proprio programma delle indicazioni ben chiare su quelle cose che vanno fatte e vanno fatte con urgenza. Noi giovani imprenditori non ci sottraiamo, non siamo quelli che chiediamo e basta. Siamo pronti a partecipare a tutti i tavoli, lo facciamo nei nostri territori regionali, siamo pronti a farlo anche come aggregazione del Comitato Mezzogiorno, sosteniamo nei comitati tecnici delle iniziative. Che vengono portate anche sui tavoli di governo. Vogliamo dire la nostra forse perché partecipando tutti i giorni con le nostre aziende e i problemi che nel quotidiano ci attanagliano, forse siamo anche in grado di poter rappresentare quelle che sono le proposte risolutive. Questo non per presunzione, soltanto perché c'è tanta voglia di restare qui e di potercela fare, altrimenti l'alternativa purtroppo è andare via. Ma non ci appartiene per l'orgoglio e la competenza che abbiamo come imprenditori del Sud.